Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Giovanni Battista mandò a dire al Signore Gesù: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te per domandarti: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Questo testo abbiamo appena ascoltata nella terza domenica appena passata di Avvento che abbiamo vissuto, Giovanni Battista che si trova un po' confuso in carcere e anche lui aspettava un messia un po' liberatore, militare, politico che con la spada e con la guerra in qualche modo risolvesse tutte le questioni, tutte le problematiche del popolo di Israele. E arriva Gesù che è il messia e anche lui si trova in questo dubbio. Non era quel messia come lui si aspettava, non era secondo i suoi schemi, secondo le sue prospettive. E a quel punto manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù. È già molto interessante che il primo insegnamento, diciamo così, che ci consegna questo testo è il fatto che Dio non ci viene incontro secondo le nostre aspettative, secondo le nostre attese, ma non perché ci delude, ma perché va oltre rispetto a quello che noi pensiamo alla nostra stessa vita, anche per la nostra stessa vita. Dio non ci consegna quello che ci piace molte volte, ma principalmente Dio ci consegna quello che ci serve. Ed è molto interessante la risposta di Gesù che quando viene interrogato, gli viene posta una domanda, lui non dà mai una risposta diretta. A volte dà una risposta ponendo un'altra domanda o a volte presentando un racconto, un fatto reale accaduto, oppure dei fatti, come in questo caso. Elenca una serie di cose e dice ai discepoli di Giovanni: Andate e riferite questo a Giovanni, quello che voi avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i sordi odono, i lebbrosi vengono purificati. I morti risorgono, cioè una prospettiva totalmente, totalmente diversa. E non è secondo quello che noi pensiamo, è la salvezza, in qualche modo, che Dio consegna alla nostra vita e è una cosa che può avvenire anche in contesti di sofferenza. La sofferenza non è una cosa a parte della nostra vita, non è, la salvezza non è assenza di sofferenza. Perché questo di fatto ci riguarda e a volte avviene veramente nella nostra vita, ma noi crediamo in un Dio, nel Dio di Gesù Cristo, che non ci salva solamente dalla sofferenza, ma ci salva anche nella sofferenza. Non perché andiamo in cerca di sofferenze, penitenze o crocifisso, non è questo, ma perché a volte il mistero, l'esperienza della sofferenza è parte integrante dell'esperienza umana ed è proprio che è lì che Dio ci raggiunge e ci salva anche in queste situazioni. Dio non ci viene incontro secondo le nostre attese, ma ci viene incontro secondo le sue aspettative, i suoi progetti, le sue vie e solamente così salva la nostra vita. Perché è un Dio umano e ci viene incontro secondo la nostra umanità. Amen.